Siamo allo spazio Tangram per incontrare Francesco Cito, uno dei più importanti fotografi internazionali, un fotografo che con grande umanità, con grande serietà e sobrietà ha raccontato alcuni degli eventi più interessanti al mondo. Ricordo semplicemente il reportage in Afghanistan, il Palio di Siena, Neapolitan Wedding. Voglio ringraziare Michele Del Vecchio per averci ospitato in questa sua bella struttura e credo che sicuramente è uno dei percorsi umani e fotografici più interessanti. Allora, siamo allo spazio Tangram per incontrare uno dei più importanti fotografi a livello internazionale. Ringrazio Michele Del Vecchio per l'ospitalità e comincio con la domanda che di solito faccio a tutti quanti i fotografi che incontro. Come è nato il tuo interesse per la fotografia? Il mio interesse per la fotografia nasce da bambino, all'età dai 13-14 anni, quando sfogliando il settimanale Epoca guardavo le foto che venivano pubblicate da un certo Walter Bonatti, che qui non sapevo esattamente chi fosse, ma guardavo soltanto le sue immagini che erano soprattutto immagini che raccontavano posti più impensabili del mondo. Allora non esistevano naturalmente grandi chiuse o ferite, la gente non viaggiava ancora come si viaggia oggi e quindi il mondo lo si conosceva attraverso un tipo di fotografia. E Walter Bonatti raccontava dalla foresta amazzonica piuttosto che le dune del Sahara, piuttosto che posti coccodrilli sul Nilo e storie di questo tipo. E quindi immaginavo che da grande avrei potuto fare la stessa cosa, però non la guardavo come un discorso di fotografia, ma la percepivo semplicemente come il tramite per l'avventura. Ecco, questo era il mio rapporto con la fotografia. E quando è che invece hai deciso che la fotografia poteva essere il tuo futuro? Ma che fosse il mio futuro non ero ancora certo, però a un certo punto, quando sono diventato un po' più adulto, e allora ho dovuto pensare, iniziare a immaginare cosa avrei voluto fare da grande, ho deciso che la mia strada sarebbe stata quella del diventare un fotografo, anche perché ormai avevo comunque avuto un'altra visione di cosa fosse la fotografia nella realtà, cioè non era più quel messaggio che avevo ricevuto fino ad allora dell'avventura, ma cominciava a diventare veramente un'esigenza completamente diversa. E allora decisi che sarei andato a Londra a studiare fotografia presso la Royal Art College, che allora era considerata una delle migliori scuole di fotografia, e sono partito per Londra, che avevo 22 anni. Solo che poi arrivato a Londra mi accorsi che tutte quelle velleità che avevo di studiare fotografia, l'inglese e tutto il resto naufragarono a cospetto della realtà, in quanto i corsi di fotografia erano a livello universitario. Io tra l'altro non conoscevo nemmeno la parola d'inglese e tra le altre cose non erano gratuiti. E quindi di fronte a queste difficoltà che soluzione hai trovato? Beh, ho trovato una soluzione che probabilmente fa parte di tutto quello che avviene in certi giovani quando si recano in certi posti. Ho trovato subito immediatamente un lavoro come lavapiatti, perché non mi era consentito altro, in un ristorante di King's Road, e dove ho iniziato a imparare lo spagnolo più che l'inglese, perché in cucina erano tutti personale del spagnoli, e poi da lì pian piano ho iniziato a scalare le vette di certe attività che non mi sarei mai immaginato di fare nella vita. Aiuto cuoco, il facchino da Harrods e così via. E il primo incontro con la fotografia, il tuo ingresso in questo mondo? Ma il mio ingresso in questo mondo avviene per una ragione piuttosto fortuita. Io in effetti avevo finalmente iniziato a comprare la mia prima macchina fotografica
e me ne andavo in giro per Londra a raccontare quello che oggi si potrebbe definire una street photography, cioè nel senso che fotografavo più o meno tutto quello che accadeva o che mi trovavo sul mio cammino, finché un giorno lavoravo in un night club sempre a King's Road, sempre a Londra, conobbi un personaggio che era uno dei tanti avventori, che uno dei soci del club, il quale, parlando del più e del meno, mi chiese cosa avrei voluto fare da grande. E io dissi, beh, sto cercando di fare fotografia. E lui mi fece, ma sai fotografare? Dico, questa è una parola grossa. Dico, io le foto le faccio, poi se so fotografare non lo so. E allora dice, beh, perché non me le porti a vedere? E io, vabbè, se proprio ti interessano. A vedere queste foto che avevo realizzato fino ad allora, che avevo stampato, e lui mi tirò fuori il suo biglietto da visita dicendomi a trovare, ed era il direttore di un settimanale di musica leggera che si chiamava Radio Guide, e mi diedero il primo incarico di andare a fotografare un concerto di Santana, dove tra l'altro ho sudato 27.000 camicie. E quindi comincio a lavorare realmente in fotografia in un settimanale di musica. Nel 1978 realizzi uno dei tuoi primi reportage importanti sul contrabbando di sigarette a Napoli. Come nasce questo lavoro? Beh, no, io ne avevo già realizzato alcuni altri, sempre in Inghilterra però. Ho fatto un lavoro sui minatori, ero stato tra i primi, anzi se non addirittura il primo a raccontare la nascita del punk in Inghilterra, non tanto come costume musicale ma come fenomeno sociale, cioè nel senso della trasformazione dei giovani, di una parte dei giovani che si spogliavano della bitomania e diventavano appunto punk piuttosto che altre cose. Poi un giorno decise di contattare il Sunday Times con il presupposto di avere un incarico, di conoscere qualcuno che mi desse del lavoro da realizzare, e a cospetto del fotoedito di allora che si chiamava Michael Rand, parlando a un certo punto di più o meno cosa hai fatto nella vita, io poi mi lantavo esperienze e conoscenze che non avevo mai avuto, e questo un po' perplesso mi guardava, cioè non riuscivo a capire se effettivamente ero quello che raccontava oppure ero un millantatore. Però poi a un certo punto mi chiese se io ti dessi un incarico saresti in grado di portarlo a termine. Dico, beh, dipende dall'incarico che mi dai. Dice, no, perché sai, abbiamo letto su un giornale inglese, che era allora il Telegraph, una briefing news, una notizia breve, in cui si racconta che i contrabbandieri napoletani di sigarette sono in sciopero. E vista nella ottica britannica, il fatto che i contrabbandieri fossero in sciopero era una cosa di tutti inaudita, no? Perché è possibile, se sono contrabbandieri che sciopero fanno, contro chi, no? E lì, parlando poi del più e del meno, scopro che in effetti loro di questa storia conoscevano ben poco. Io, quando poi fossi napoletano, conoscevo il contrabbando per quello che vedevo per strada, cioè nel senso che se passavo qualche volta per Santa Lucia mi capitava di vedere qualche scarico di sigarette da dei motoscafi blu che attraccavano giù alla rotonda Diaz piuttosto che da un'altra parte, e allora cercai di spiegare che le cose non erano esattamente quello che loro avevano immaginato, forti del fatto di aver visto il film di De Sica, che era Ieri, Oggi e Domani, dove nel primo episodio c'è la Sofia Loren che impersona la parte di una contrabbandiera, la quale si fa mettere incinta dal marito tutte le volte pur di non finire in galera. E così sono partito per Napoli alla fine, con il presupposto di realizzare questo lavoro. Partendo anche dall'idea del fatto che, dico, sono napoletano, parlo la stessa lingua, 4 e 4, 8, faccio 10 foto e me ne vado. Ed invece? E invece le cose non andarono così. Questi qua di contrabbandiera a Santa Lucia, con i quali mi sono rapportato per un mese intero, senza riuscire a fare nemmeno uno scatto, prendendo 25 caffè al giorno,
non mi lasciavano lavorare. Poi ebbi un compromesso con un personaggio che allora non conoscevo, non sapevo chi fosse, ma che ritenevo che poi fosse un capo, perché per una proposta che mi fecero, in quanto loro capivano perfettamente che tutti quanti dobbiamo mangiare, che tutti quanti abbiamo famiglia, ma che loro non avevano nessun interesse a divulgare la loro attività e che quindi pur di togliermi dalle scatole mi offrirono dei soldi. Ti assunsero praticamente? No, mi offrirono dei soldi per togliermi dalle scatole. Ah, quindi per andare via. Dice, noi perdiamo tanti carichi di sigarette, un carico in più, un carico in meno, noi non ci costa. Ci facciamo conto che abbiamo perso un carico di sigarette, lei è felice perché ha guadagnato qualcosa e noi siamo ancora più felici perché lei si è tolto dalle scatole. Che io risposi che in effetti la condizione non era poi effettivamente quello che cercavo, perché i soldi mi sarebbero stati comodo, nel senso che quello che mi offrivano era veramente una bella somma, ma che avevo delle ambizioni nella vita e se io fossi riuscito a realizzare il lavoro probabilmente poi si sarebbero creati i presupposti per avere delle altre commissioni, per scalare, diciamo, la classifica nel contesto della fotografia che conta o dei fotografi che conta. E così piano piano alla fine accettarono con certe condizioni e prima di diventare fotografo, di aver realizzato il lavoro vero e proprio, sono diventato un contrabbandiere, anche perché mi diedero delle proposte tipo ti portiamo a queste condizioni. E una delle condizioni è che se il carico di sigaretta avveniva di notte, io sinceramente automaticamente non avrei potuto fotografare con i flash. Allora non esistevano le macchine di oggi, no? Esisteva la pellicola e compagnia, perché dalla nave non dovevano accorgersi di niente, perché le altre paranze che aspettavano sotto bordo per caricare le loro stive non dovevano capire che ci fosse un giornalista, perché altrimenti si sarebbe creato problemi. E a che succedeva che il carico avveniva sempre di notte e io invece di starmene con le mani in mano aiutavo il marinaio che era rimasto a bordo a caricare le sigarette. A quel punto avevo lavorato e avevo diritto a 150.000 lire e 3 stecche di sigarette. Quindi io ho guadagnato più facendo il contrabbandiere che non. Mio padre era eccezionale perché tornavo a casa la sera o la mattina quando capitava. Era un po' preoccupato tuo padre di questa tua attività. Sì, perché poi la mia stanza era diventata quasi un deposito di 3 stecche di sigaretta al giorno. Allora mio padre un giorno dice, ma non è che andiamo in galera? No papà, tranquillo, stai tranquillo, fuma. Poi sono entrato da me, sai come succede a Napoli a un certo punto, ma sì, ma fai quello che cavolo ti pare. Perché loro mi dicevano sempre, quando devi fotografarci, diccelo perché ci abbassiamo i passamontagna. Perché tutte volte, ragazzi, tiratevi giù i passamontagna che faccio le foto, Francesco fa come cacchio ti pare. Non ne vogliamo sapere niente, fa come ti fanno, ce ne spassa, manca per capo. Poi sono rimasto in buoni rapporti con loro. Tant'è vero quando il contrabbando di sigarette si spostò da Napoli e andò a finire in Puglia, loro spesso quando li incontravo nelle strade, tutte le volte che venivo a Napoli, volevano portarmi con loro. Dice, dai, vieni con noi a Brindisi che andiamo in Montenegro. Poi non l'ho più fatto. Un altro reportage importante, diciamo, è stato quello lì nel 1980, quando fosti uno dei primi fotoreporter a raggiungere clandestinamente l'Afghanistan occupato dall'Armata Rossa. Quindi, diciamo, sì. Come sei riuscito in questa... Ma come sono riuscito? Impresa, sì, beh, come sono riuscito è stato un po' problematico perché in effetti
Io avrei voluto o volevo andare in Afghanistan legalmente, cioè con un visto, con i presupposti di raccontare un po' la situazione che vigeva a Kabul e tutto il resto appresso. Il visto mi fu sempre negato. Io tra l'altro avevo questa velleità di voler a tutti i costi andare a cercare di capire cosa succedesse in un conflitto di guerra, che mi era mancato, perché molti giornalisti inglesi con cui mi rapportavo allora mi raccontavano il Vietnam, che tra l'altro era già finito, e allora volevo anche avere la possibilità di capire, misurando me stesso in un contesto del genere, se fossi riuscito poi ad avere il coraggio, la forza, la capacità di saperla raccontare una guerra, no? Perché non credo che sia una cosa di tutti i giorni. E quando capii che non era possibile ottenere un visto legale, allora decisi, vabbè, o la va o la spacca, ci entro clandestinamente se è possibile. E a che mi recai? Finì in un viaggio un po' rocambolesco a Delhi, in India, dove lì conobbi dei esiliati politici, a loro volta mi prepararono delle missive da consegnare a un sedicendo gruppo di liberazione che si trova a Peshawar in Pakistan. Conosciuti loro, alla fine pian piano mi diedero una scorta con la quale ho attraversato clandestinamente la frontiera tra Pakistan e Pakistan e Afghanistan, e con questo gruppo di guerriglieri alla fine ho percorso circa 1200 km a piedi attraverso varie regioni dell'Afghanistan, appunto per raccontare la guerriglia. E durante questo reportage in Afghanistan, quindi durante questi 1200 km, cosa hai fotografato? Beh, il mio intento era quello di fotografare l'attività dei guerriglieri, soprattutto. Cosa che poi ho fatto, nel senso era un po' un girovagare a destra e a manca senza delle mete precise, ma soltanto in base a quello che poi erano le notizie che si raccoglievano sul territorio, di cercare di trovare degli spunti che raccontassero un po' la guerra. Io ho avuto sempre, cioè posso dire mi è dispiaciuto, ma c'era stata un'occasione in cui avevamo avuto notizie attraverso un altro gruppo di guerriglieri che avevamo incontrato lungo la strada, è una parola un po' grossa da definire, dei sentieri, che in un villaggio a 8 giorni di marcia dove stavamo avevano catturato dei soldati russi. Capo dei guerriglieri con cui mi rapportavo, che si chiamava Tovacca al Canne, mi guarda e dice: che facciamo? E dico: immediatamente andiamo, no? Immaginando di arrivare sul posto e fotografare i primi prigionieri russi in mano agli afghani. Perché la cosa non fu possibile, perché quando poi arrivammo sul posto li avevano bruciati vivi mentre dormivano. Quindi non ho fatto altro che fotografare cadaveri alla fine. Però è stata abbastanza interessante come esperienza, perché raccontare per la prima volta nella mia vita, che non avevo mai visto cose del genere, raccontare quello che erano la distruzione dei villaggi, la gente che comunque si prodigava a infortire ancora di più i gruppi guerriglieri che combattevano per liberare il paese, anche se poi c'erano dei contrasti enormi, perché quando sono partito immaginavo che ci fosse una guerra tra afghani e sovietici, ma in effetti era tra afghani e sovietici e contemporaneamente tra gli afghani stessi. I tanti signori della guerra che si facevano la guerra fra di loro per la supremazia territoriale, per i traffici, naturalmente, che comunque continuavano, soprattutto quello dell'eroina, dell'oppio e tutto il resto appresso. Però alla fine mi è sempre dispiaciuto, che anche perché tra parentesi il fatto che viaggiassi a piedi,
fatto che viaggiasse con delle difficoltà enormi aveva fatto sì che io portassi con me proprio il minimo indispensabile. Quindi avevo pochissima pellicola, proprio per non portare volume, pesi e compagnia. E quindi centellinavo le fotografie che realizzavo, non avrei voluto fotografare i paesaggi, certe cose stupende da guardare, cosa che non ho mai fatto, perché ogni scatto per me significava avere la possibilità al momento debito di utilizzarlo per qualcosa di diverso. Ti sei sentito in pericolo? E che cos'è la paura per te? Ma la paura secondo me è qualcosa che inizialmente la percepisci, però poi la devi mettere da parte, nel senso che se parti col presupposto della paura non vai molto lontano. E la paura è qualcosa che ti lasci alle spalle al momento debito e che forse poi alla fine quando ne vieni fuori rifletti e ti accorgi che sarebbe stato il caso di avercela la paura. Hai dichiarato in un'intervista che oggi molti reporter muoiono, diciamo, sui campi di battaglia perché non hanno esperienza, perché rischiano troppo per cercare di fare, diciamo, il colpo della loro vita e che non hanno avuto la gavetta che invece hai avuto dalla tua generazione. Ma sai, tra i giovani sei sempre morto, non è che fosse adesso ci sia più possibilità di morire di quanto non si morisse, se noi calcoliamo i numeri di morti che ci sono stati durante la guerra del Vietnam, non sono stati pochi. Però c'era una differenza, che nel Vietnam tu avevi una piena libertà di azione, cioè nel senso non esisteva ancora il discorso dell'embedded, dell'esercito che ti guida e ti porta nei posti dove vuole che tu fotografi o ti lascia. Allora eri prettamente libero di fare come ti pareva, ti venivi preso, ti accompagnavano sul fronte e poi erano cavoli tuoi, no? Oggi purtroppo il fatto che è venuta a mancare tutta una serie di presupposti, cioè nel senso che non esiste più un'editoria tale da saper raccontare certi avvenimenti, e sono venuti a mancare i presupposti economici tra le altre cose, quindi i giovani, quelli che oggi rischiano per raccontare questi avvenimenti, non cercano più la foto racconto, ma cercano dal mio punto di vista la foto sensazionalista, e si cercano lo scatto bello, perché non deve più essere una prerogativa di un giornale che te la pubblica, ma deve partecipare a un concorso e vincerlo. Quindi c'è una prospettiva completamente diversa? Secondo me sì. La tua generazione cercava la foto efficace, funzionale al racconto giornalistico? La mia generazione cercava un racconto fotografico. Non si partiva per la foto, si partiva per il racconto, si partiva per raccontare una storia, si partiva per analizzare un qualcosa che la stampa di solito, che c'erano due concetti dell'informazione, cioè informazione di base che era quella fatta dai quotidiani, ma c'erano soprattutto poi gli approfondimenti fatti da quelli che erano gli allegati domenicali, soprattutto in Inghilterra, oppure da certi tipi di magazine, no? In Italia li vogliamo chiamare rotocalchi piuttosto che riviste, che raccontavano delle storie attraverso una serie di immagini. Oggi purtroppo non esistono più. Non esistono più i magazine, non esiste più un'informazione che racconti. E secondo te c'è la possibilità in digitale che si ricreino le condizioni per questi approfondimenti? Ma manca la volontà, secondo me, manca, sì, c'è sta chi questo discorso lo fa ancora attraverso le pagine di internet, le pagine web e compagnia. Le web gallery? Però, sì, però alla fine della fiera lo fai a tuo... Non c'è più il riscontro economico che avevano invece? Non solo non c'è il riscontro economico, ma non hai nemmeno il contraddittorio. Oltre a... E più c'è stata, disse anche un'altra cosa, che spesso e volentieri queste immagini sono manipolate, cioè sono anche frutto di Photoshop. Quindi c'è un intervento di post-produzione che in qualche modo, diciamo, altera
Vabbè, abbiamo visto anche grossi nomi che hanno fatto manipolazioni oltre, diciamo, che la normale ottimizzazione che una foto può richiedere. Certo, quindi la fotografia da un punto di vista si attrae. Non è che la cosa non fosse possibile nel passato, no? Anzi, i regimi, soprattutto sovietici e cinesi, insegnano che a momento debito cancellavano dalla foto il personaggio che era caduto in disgrazia. Oltre i reportage di cronaca nera e di guerra, ti sei occupato anche di una foto che possiamo definire di costume. Mi riferisco principalmente al lavoro nel Neapolitan Wedding. Ma sai, io credo che sia da considerare un fatto. Tutti mi dicono sempre che io sono un fotografo di guerra. Io non mi sono mai ritenuto un fotografo di guerra, io mi sono ritenuto sempre un professionista che fa il lavoro da fotografo. In certe cose lo faccio meglio, in altre cose forse lo faccio un po' meno. Però essendo un professionista, se mi danno un incarico e io l'accetto, lo devo portare a termine. Io ho fotografato di tutto, ho fotografato la guerra, come ho fotografato gli spettacoli televisivi di drive-in, come ho fotografato qualche tragedia avvenuta in qualche circostanza del tutto particolare, non so, tipo la Val di Fiemme quando crollò la diga di Prestavel, piuttosto che i personaggi dello spettacolo. Quindi mi sento un po' un fotografo tout court, no? Sono un professionista dell'immagine. E il Neapolitan Wedding come nasce? Ma il Neapolitan Wedding nasce un po' come tutti gli altri lavori, ci sono quei lavori che nascono per aver letto qualcosa e ci sono degli altri lavori che nascono perché percorrendo le vie del mondo ti accorgi delle realtà che forse non avevi mai immaginato. Ed è nato in questo modo. Io ero a Napoli per quanto io sia poi napoletano, parliamo da questo punto di vista. Napoletano della sanità, ricordiamo. Tra l'altro. Ma io ero a Napoli per fare un lavoro per Epoca su tutta un'altra componente, un'altra storia, che era quello dei bambini di strada, l'abbandono, tutte queste cose. E quel giorno, rientrando in albergo a pomeriggio, e mi posso mai scordare che era giorno di festa perché era il 19 di settembre, era San Gennaro, mi sono ritrovato davanti in Piazza della Vittoria una scena che lì per lì credevo che stessero girando un film, perché c'era sta coppia di spose tutta bella e impettita con un corollario di personaggi intorno, con il fotografo di matrimonio. Poi dopo scoprì che era un fotografo di matrimonio, ma la cosa che mi colpì di più da distanza era vedere un operatore con una Betacam. La Betacam era una macchina per la televisione che costava 150 milioni, quindi non avrei mai immaginato che stessero facendo un matrimonio, che stessero facendo una pubblicità probabilmente. È una coreografia. E poi quando mi avvicinai, mi guardai un attimo intorno e dissi, cavolo, geniale. Perché? Perché c'era il fotografo con i suoi assistenti, controassistenti e compagnie, di cui due dei quali avevano i riflettenti, sa, quelli, i pannelli riflettenti argentati, e questo tutto che si menava. Creavano giochi di luce? No, non creavano nessun gioco di luce perché avevano il sole alle spalle e quindi non riflettevano niente. No? E quindi disse, cavolo, questi gli stanno vendendo una fuffa, nel senso gli stanno facendo credere chissà quale alchimia. Mentre invece era una messa in scena, è tutta una messa in scena, poi il gioco delle tre carte. E allora dici, geniale, questa è una bella cosa da fare. Poi stranamente gli sposi, non so per quale motivo, la sposa mi disse, ma se vuole ci può raggiungere, adesso andiamo a fare le foto a Castel dell'Ovo. Allora il Castel dell'Ovo era interdetto al pubblico, era ancora considerato una base militare, se non vado errato. Io dissi, sì, vi raggiungo, arrivato a Castel dell'Ovo, c'era il portoncino ancora chiuso e c'era l'autista che li aveva accompagnati, il quale mi fa, dice, no, bussate, quello vi apre. E infatti il custode aprì, dice, prego, mi dico, no, sto seguendo gli sposi che sono appena entrati. E lui fa, dice, ma voi dovevate venire 2 ore fa, c'erano 80 matrimoni. E non sono più salito, non li ho più seguiti. Mi fermai a parlare con l'autista, il quale mi raccontò, iniziò a raccontarmi tutta la dinamica dei matrimoni a Napoli.
che iniziava il processo il 25 di aprile, perché era il primo giorno di festa laica, tra le altre cose, quindi perché poi la domenica a Napoli non ci si sposa per il semplice motivo che la curia lo vieta, perché se dovessero fare i matrimoni in casa, la chiesa non si fanno più le funzioni di giorno, tutta una serie di cose, e cominciò ad elencarmi, no? Disse guarda che qui succede così, 25 aprile si apre la stagione dei matrimoni, perché è il primo giorno bello dove ci stanno, dove si può sposare anche in chiesa, no? Essendo una festa laica. Dice poi 1 maggio, 2 giugno, dice poi naturalmente ci sono delle regole dove il lunedì sposano i barbieri perché sono di festa, il martedì sposano i salumai perché chiudono bottega, il mercoledì sposano i bordumai perché la domenica, quindi giovedì, scopristi questo mondo, sono chiuse fantastico. Le macellerie e quindi sposano i macellai. Il sabato tutta la parte borghese, no, sì, operaia piuttosto che impiegatizia. E poi mi fa, dice, poi ci stanno i camorristi, quelli sposano tutti i giorni dell'anno, tanto a loro possono assentarsi quando vogliono. Se lo possono per me. E allora pensai che già l'anno dopo avrei iniziato appunto col 25 aprile. E così fu. Poi visti i fotografi di matrimonio il 25 aprile fino ad ottobre, diciamo tutta la loro storia. Sì, no, poi tra parentesi ho iniziato a seguire, a guardare i post, a frequentare i posti che per antonomasia portavano gli sposi a fotografare. Quindi allora vigeva ancora Castel dell'Ovo. E mi guardavo i fotografi come lavoravano, no? I vari fotografi di cerimonia, e facevo le mie selezioni. Questo mi piace come lavora, quest'altro forse un po' meno, questo e compagnia, e che cercavo di farmi amico con quelli che più mi interessavano, spiegando quello che volevo fare, se erano disposti al momento debito, se avevano un matrimonio di un certo tipo, di farmi uno squillo, sarei venuto a Napoli e li avrei seguiti. E così ho fatto, poi ho incontrato Oreste Pipolo, ho incontrato alcuni altri e per 3 anni li ho seguiti lungo il loro cammino. Nel 1995 vince il WordPress Photo. Sì. Mi sembra che la storia della vincita di questo premio è un po' particolare. Ma io non avevo mai partecipato a WordPress, come non avevo mai partecipato a nessun altro concorso in precedenza. Per me quello che mi stava più a cuore non era il matrimoni, era un lavoro che avevo fatto sulla Palestina, dove era forse allora uno dei miei maggiori impegni in termini fotografici. E l'avevo pubblicato sull'Observe a Londra, il quale mi fu detto che probabilmente era il miglior lavoro che avessero pubblicato, che avessero visto negli ultimi 10 anni. E allora mi consigliarono, dice, perché non lo mandi a WordPress? Io dico, ma non so manco come si fa. Dico, ah, basta che tu scrivi, lì mi diedero l'indirizzo, loro ti mandano il bando di concorso. E mi arrivò questo bando per partecipare, lo lessi e naturalmente era specificato che nelle varie sezioni, che era composta da tante varie sezioni, non avevi limiti. Cioè per ogni storia ne potevi mandare 20, se vogliamo, nella day life piuttosto che nella news piuttosto che in un'altra. E allora mandai 12 fotografie sulla Palestina, che avevo appunto pubblicato quell'anno, e poi dissi, vabbè, visto e considerato che sto facendo il lavoro sui matrimoni, che già me l'avevano pubblicato una parte, dico quasi quasi gli mando anche questo. Cioè nel senso che partivo dal presupposto di vincere più premi, no? Invece il premio me l'hanno dato solo sui matrimoni, senza considerare la Palestina, che non ho mai capito il motivo. Poi l'anno successivo... Infatti nel 1996 vinci con il Palio di Siena, anche questa è una bella storia. E anche lì, io tra l'altro avevo deciso di non partecipare più al WordPress perché ero rimasto un po' scottato da questa cosa che mi avevano dato un premio sul matrimonio, ma non avevano assolutamente considerato il lavoro sulla Palestina.
avrei anche, mi sarei accontentato anche di avere un terzo premio, no? Che poi in effetti era, per me non era tanto il discorso del premio, era un riconoscimento sull'impegno che avevo profuso in tanti anni. E decisi di non partecipare. Poi mi arrivò il bando di partecipazione, in quanto ormai ero nella database del WordPress, e io lì per lì lo lasciai sul tavolo senza nemmeno leggerlo. Poi sai come succede? Come i bambini piccoli, no? Ma fammi vedere che c'è scritto. E allora scopro che quell'anno, manca a farla apposta, nella giuria del WordPress era presente, tra i vari giurati c'era la foto edito del Frankfurt Allgemeine Magazine, che era un giornale tedesco, la quale mi aveva pubblicato da poco il lavoro sulla Palestina. Dice, questo è l'anno buono. Dico, cavolo, se lei, per quanto sia, le foto vengono giudicate in anonimato, perché a giuria non dovrebbe sapere teoricamente a chi appartengono, però non puoi non riconoscerle se le hai utilizzate, no? Sai, certo, che se le hai utilizzate te stessi è come darsi una zappata sui piedi per un lavoro che tu hai pubblicato e che poi non lo riconosci. E allora disse, quasi quasi, glielo rimando. E mandai il lavoro sulla Palestina, di nuovo, ampliato, perché poi ho realizzato un altro lavoro sempre in Palestina per Stern, sui coloni israeliano-transisti, quindi c'era tutta una serie di cose. E poi dissi, beh, sto realizzando il lavoro sul Palio di Siena, quasi quasi mando anche questo. E mandai anche il lavoro sul Palio di Siena. 3 giorni prima che si riunisse la commissione esaminatrice, la foto edita di Frankfurt Allgemeine Magazine si ammalò e venne sostituita. Ma dopodiché mi arrivò la notizia, ci hai vinto il WordPress con il Palio di Siena. Wow. Da allora, purtroppo poi, anche questa volta. Da allora poi ho chiuso. Hai dovuto accettare questa delusione di aver vinto il WordPress Photo. Parliamo un po' di come costruisci l'inquadratura, come ti approcci al soggetto, l'uso del 18 mm, questo essere dentro la storia. Ma l'uso del 18 mm prima di tutto perché probabilmente è una mia esigenza, in quanto ho sempre sostenuto che devo ma non perché l'avesse detto Capa che se una foto è sbagliata è perché non sei stato troppo vicino al soggetto, ma per me era, il discorso è un po' diverso. Io uso un 18 mm perché voglio che ci sia da parte di chi è fotografato, da me fotografato, la consapevolezza che io sto fotografando loro. Cioè che abbiano la percezione che io sto fotografando, che io sto raccontando la loro vita, le loro esperienze, quello che sia. E quali sono le doti umane che deve avere un reporter? Le doti umane? Sì. Ma prima di tutto la dignità, la passione. La dignità, rispettare la dignità delle persone o la dignità? No, rispettare, di rispettare gli altri, avere l'umiltà di rispettare gli altri, di non... Non dimenticare mai che sono delle persone. Di non avere mai la consapevolezza o la prosopopea di dire io devo portare loro al mio livello e non scendere io al livello loro. E soprattutto la passione e naturalmente cioè, la nota fondamentale di tutto questo credo che sia la curiosità. Cioè voler conoscere soprattutto quello che accade per poterlo poi raccontare. Infatti tu in un'intervista hai dichiarato che il motivo principale per cui ti recavi in questi luoghi era per capire che cosa accadeva. Sì, ma anche perché purtroppo io mi sono ritrovato spesso e volentieri a cospetto di una certa stampa, se vogliamo definirla anche giornalistica di penna, che non ha mai raccontato le verità. Molti giornalisti purtroppo, mi dispiace dirlo, sono stati quelli che se ne hanno vissuto le loro esperienze standosi in albergo, poi con tutta la fantasia possibile e immaginabile, tu puoi scrivere tutto quello che vuoi. Cosa che non può fare un fotografo, che deve essere necessariamente sul campo, deve andare... Io mi ricordo durante la guerra del Libano, una delle tante guerre in Libano, c'è stato una spaccatura all'interno dell'organizzazione della liberazione della Palestina tra Arafat
e un certo Abu Musa, che era un altro leader, però manipolato dalla Siria, dopo che erano scappati via da Beirut con l'arrivo degli israeliani, poi erano ritornati un'altra volta in Libano, stando nel nord del Libano, in un campo proprio che si chiamava Bedawi, dove l'ho vissuto in prima persona ed è stato probabilmente l'unico fotografo o giornalista occidentale, anzi l'unico fotogiornalista presente, non ce n'erano altri. E quando poi sono tornato a Beirut, che non mi vedevano da giorni, la prima cosa che mi hanno detto: dove sei stato? Che hai fatto? Sono stato a Bedawi, patapà. Ah, raccontaci cosa è successo, cosa hai visto. E raccontai quello che avevo visto e quello che avevo vissuto. Il mattino dopo tutti i giornali italiani raccontavano la notizia in prima persona. Ogni corrispondente allora di quel giornale raccontava di essere stato a Bedawi, e ci fu soltanto un personaggio che ebbe l'onestà intellettuale di scrivere sul resto del Carlino di Bologna. Il fotografo Francesco Cito è tornato da Bedawi e ci ha raccontato. Quali sono gli elementi fondamentali di un reportage? Gli elementi fondamentali? Sì. In che senso? Quando vuoi raccontare una storia, cosa secondo te è indispensabile? Beh, prima di tutto è una verità, cioè raccontare quello che succede effettivamente senza manipolazione. Io non sono stato mai uno che ha manipolato qualcosa che non esistesse, ho fatto qualcosa che non esistesse, ma che abbia ottenuto per far sì che questa storia, dal mio punto di vista, diventasse più interessante o più accattivante, cosa che non ho mai fatto. Anche perché ritorniamo a quel famoso discorso iniziale, che in effetti questo è un lavoro che deve avere prima di tutto l'onestà intellettuale, oltre alla passione, oltre al fatto della curiosità di raccontare. Ma la devi raccontare nel vero senso della parola. E ti sei mai trovato di fronte ad una realtà che non hai avuto il coraggio di raccontare perché magari era troppo forte, perché magari... No, cioè nel senso che io ho sempre fotografato tutto. Se mi trovo sul posto fotografo tutto. Poi sta a me decidere successivamente se quelle foto che ho realizzato possono essere viste o non possono essere viste. Non è una censura. Cioè non mi sono mai posto il problema di autocensurarmi. Mi sono posto il problema di salvaguardare salvaguardare gli altri. Per esempio, quando ho fatto il lavoro sulla Camorra e mi sono ritrovato a gomito a gomito con le forze dell'ordine, soprattutto con la polizia, perché giravo con loro, con i quali poi siamo diventati amici nel tempo stabilito e compagnia. Ci sono state delle situazioni in cui si andava un po' oltre il lecito, che io ho fotografato ma non ho mai voluto pubblicare. Stessa cosa è successa con Palio di Siena, dove ci sono degli aspetti che non ho mai voluto pubblicare perché non avevo nessuna intenzione o interesse a che si creasse una polemica ulteriore a quella che già non esiste, o quella che già esiste. Sa, a volte succede che fai delle cose che non hanno nessuna valenza se le racconti in un modo piuttosto che in un altro. Raccontare una cosa in più non cambia assolutamente la storia. Cioè, nel senso, è come dire, se mi capita davanti il cadavere con le budella di fuori, non lo pubblico. Se è morto, può darsi di sì. Ma certamente non sto lì a infierire. Non cercare un sensazionalismo. No, non cerco, non lo cerchi il sensazionalismo. Racconti le stesse cose con una certa pietà, no? Nel senso, anche perché parte da un presupposto che siamo... Io non ho mai fatto una differenza che uno sia migliore dell'altro. Non siamo noi che scegliamo la nostra vita, ci viene imposta da situazioni contingenti nella realtà e nella società in cui viviamo.
diventi camorrista perché è la società che ti impone, come diventi prete perché vivi un'esperienza che ti porta ad indossare l'abito talare, oppure diventi avvocato, ma non perché nasci avvocato. Purtroppo stiamo vivendo una situazione di una profondissima crisi del fotogiornalismo. Ci sono delle vie d'uscita? Il digitale può costituire un'alternativa? Ma non è una crisi del fotogiornalismo, è una crisi del giornalismo. Io non faccio una distinzione, certo. Non faccio una distinzione tra fotografia e giornalismo di penna. Sono due cose che viaggiano di comune accordo. Raccontano nella stessa maniera. Uno racconta con la penna, un altro racconta attraverso l'immagine. Certo. Purtroppo in Italia non si è mai concepito il fatto che un fotografo fosse un giornalista. Un fotografo è un fotografo. Io mi sono ritrovato spesso e volentieri a viaggiare con qualche giornalista il quale, arrivato sul posto, mi presentava il mio fotografo. Io non sono il fotografo di nessuno, sono il fotografo di me stesso. No? Certo, certo, certo. C'è questo, diciamo, questo problema sindacale dell'accettazione del ruolo, diciamo, del fotografo. Però, allora, questa crisi del giornalismo, c'è una via d'uscita, c'è una possibilità. Il New York Times ora ha più ricavi col digitale che con il cartaceo. Eh sì, però bisogna anche capire cosa pagano. Il New York Times paga $250 per un lavoro pubblicato sul web. Quando invece in cartaceo? Probabilmente la stessa cifra, non lo so, non te lo so dire, perché ho svariati colleghi che guadagnavano una barca di soldi, si fa per dire, e che oggi stanno alla cinta. Ci sta il mio amico Chris Morris, che guadagnava, uno dei tanti fotografi americani che guadagnavano delle cifre spaventose, lui guadagnava $400,000 all'anno. Oggi deve andare all'Emosinale, chi gli dà un assignment, un lavoro, qualcosa da fare. Sai, il discorso è semplice, non è per un fatto di dici, ma tu allora vuoi lucrare su... No, io non voglio lucrare, io voglio semplicemente avere la possibilità economica per poter realizzare un qualcosa di interessante, per raccontare una verità. E se vuoi raccontare la verità hai bisogno di spostarti, hai bisogno di mangiare, hai bisogno di dormire, hai bisogno di pagare anche le informazioni, se vogliamo definirle così, perché senza le informazioni non arrivi mai veramente da tutte le parti, no? Quindi ci sono dei costi, ma oggi i costi non te li copre più nessuno. Che cosa ha significato essere di Napoli nella tua esperienza? Cosa ti ha dato questa città nel tuo lavoro? Niente. L'empatia umana, la capacità... No, non mi ha dato niente perché a un certo punto sono stato costretto a tirare su una sacca e andarmene su in Inghilterra per cercare di diventare quello che poi sono diventato. Napoli non mi ha mai riconosciuto nulla. Nemmeno oggi? Ma sì, fra gli amici sì. Ma solo fra gli amici. Hai mai visto una mia mostra a Napoli? Ho visto una tua mostra però organizzata tramite amici. Però diciamo che un autore del tuo livello probabilmente istituzioni importanti con mezzi finanziari importanti avrebbero dovuto organizzare una retrospettiva del tuo lavoro, come è capitato con altri autori della città. Io non esisto nella realtà napoletana. No, questo qua non lo direi. Non esisti probabilmente, e vengo alla da domanda, questo rapporto che c'è tra la foto d'arte, la foto presentata in galleria foto dei giornali. Io non sono mai stato un artista. Non mi sono mai definito un artista. Però probabilmente c'è un'elite che può organizzare mostre la quale considera più le foto d'arte rispetto alle foto di giornalismo, diciamo. Sì, ma io tutte le mostre che ho fatto in giro per il mondo l'ho fatta sempre in termini fotogiornalistici, non l'ho mai fatta in forma di arte perché non sono un artista. Non sono Guschi. Però diciamo autori come alla Tate Britain ci sono le foto di Ina McCallin, ormai il fotogiornalismo diciamo normalmente entra nelle gallerie d'arte
ed anche le tue foto sono state presentate più volte, sì, ma pure galerie d'arte, sì, tra le più prestigiose. Sì, ma anche Don McCalli, non ti credere che viaggi nell'oro, anzi per campare ha dovuto mettersi a fotografare i fiori. E se dovessi dare un consiglio a un giovane fotografo? Dipende da quanto è masochista. Perché se è veramente un masochista che vuole fare questa attività, conoscendo, sapendo quali sono i problemi a cui va incontro, direi, beh, se proprio vuoi, allora fai una cosa, tira su una sacca e vattene fuori da questo paese, che probabilmente, forse, hai qualche possibilità in più. I tuoi progetti per il futuro? Ma ci devi credere, però. I tuoi progetti per il futuro? I miei progetti per il futuro sono un po' campati in aria, nel senso che non ho una cosa ben precisa. Ci sono tante idee, però bisogna capire se riuscirò mai a metterle in atto. Uno dei progetti che vorrei fare è quello di andarmene in giro per gli Stati Uniti a raccontare l'altra faccia del benessere, che non c'è. Perché noi guardiamo sempre agli Stati Uniti come il paese dei ben codi, mentre invece c'è una grandissima miseria. L'America è qua, non lì. Paese che ha 50 milioni di poveri non crede che sia un bel paese dove vivere, però vorrei raccontare quel tipo di realtà. In Italia, in Campania, c'è qualche reportage che vorresti fare? In Italia o in Campania? Diciamo in Campania. Napoli, io ancora non ho raccontato Napoli. Quale aspetto della città? Napoli sta attraverso tutte le sue sfaccettature. Ho raccontato degli episodi, ho raccontato dei particolari, ma non ho mai raccontato la realtà napoletana. Ho raccontato la camorra, anzi, per un certo periodo ero l'esperto di camorra per tutti i giornali del mondo. Quando si trattava di raccontare Napoli a questi livelli, c'era Cito. E l'altro lavoro è stato il matrimonio. C'è ancora, diciamo, questa città così complessa e contraddittoria. Questa città è una città, una fucina, che oggi lo diceva uno degli allievi, non crede che non ci sia nessuna città nel mondo, forse nemmeno in quei paesi più esotici, che ti possa raccontare e ti possa dare quello che ti dà Napoli a livello fotogenico. Allora ti ringraziamo e aspettiamo i tuoi lavori. Grazie tante. Speriamo. Thank you.